Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a Box Salute. Sì, questo è l'appuntamento mensile con il dottor Luciano Lozio, che saluto. Buonasera il benvenuto, il ben ritornato soprattutto. Voglio ricordare ai nostri telespettatori che è farmacista, ricercatore, farmacologo, soprattutto docente. Ne stavamo parlando qualche istante prima della sigla, impegnatissimo per nostra fortuna con tutti questi corsi che tiene per medici, farmacisti e naturalmente per tutti gli operatori della salute del settore. Dico per fortuna perché fino a qualche anno fa questo era un argomento misconosciuto, il microbiota non si sapeva nemmeno cosa fosse, noi gente comune, né tantomeno l'attenzione rivolta al nostro intestino, alla salute del nostro intestino. Oggi sappiamo che molto dipende proprio dal buon funzionamento lì, dipende quindi dai probiotici, di cui parleremo appunto stasera. Volete dare con me un'occhiata al titolo? È molto accattivante e si preannuncia anche molto utile come puntata. Cibo, sonno e naturalmente probiotici. Quindi subito la parola al dottor Lozio, perché ha scelto questo argomento come legato appunto al nostro intestino, quindi lo vedremo. Perché l'argomento dovrebbe colpire l'immaginario di tanta gente. L'insonnia è un problema molto serio, molto grave, che affligge una quantità assurda di persone. Sono veramente tante le persone che non dormono, che si risvegliano poi di notte, non riescono più a riaddormentarsi, non riposano. E tutte queste difficoltà, sia all'addormentamento, sia nel ciclo del sonno, creano delle conseguenze poi sulla resa e sull'efficienza del soggetto. Quindi abbiamo già persone che di loro non dormono e poi abbiamo tutta una pletora di persone che purtroppo per lavoro o fanno i turni o lavorano in ospedale o fanno le guardie notturne, quindi medici, infermieri, operai normali, e tutta gente che dorme di giorno e dovrebbe lavorare di notte, ma lavora di notte, ma se lavora bene di notte va a violentare i cicli circadiani. Noi dobbiamo tenere presente che l'essere umano è rigorosamente un animale diurno, è un animale che vive di luce. Quando va via la luce solare, chiaramente va incontro a delle modifiche comportamentali, ormonali e di vari neurotrasmettitori che condizionano il cervello di questa persona, o meglio il corpo intero, non solo il cervello, a dormire, a iniziare a dormire. E questo è il ciclo fondamentale. Su questo ciclo circadiano dato dalla ciclicità del giorno e della notte, ogni giorno si innestano tutti i cicli circadiani di tutti gli organi e soprattutto della digestione. Una delle evidenze che si è notato sia nei topi ma anche negli esseri umani, un po' meno perché l'essere umano è più difficile da controllare, il topo è più semplice, va bene? È che invertendo i cicli sonno-veglia si invertono anche le quantità delle popolazioni batteriche, cioè aumentano alcuni batteri, aumentano e diminuiscono altri. Quindi abbiamo dei batteri che possono variare in base a quello che io mangio, ma variare anche in base a quando io mangio, quindi non solo quello che mangio, ma anche quando lo mangio. È un argomento questo che non era mai stato preso in seria considerazione. Si sapeva che certi cibi vanno bene al mattino, c'è la cosiddetta, sì, ne parleremo oggi, la cronodieta. Ecco. Certo, lei lo dice spesso anche di mangiare abbondantemente alla mattina, esatto, colazione da re. Perché? Perché alla mattina noi abbiamo delle funzioni che è giusto che vengano stimolate, bisogna dargli il substrato per funzionare. Ma quello che si è notato è che quando ci sono delle persone che per questioni o di divertimento, di stili di vita, i ragazzi giovani, sembra che neanche a martellate si mandano a dormire prima di mezzanotte, cioè non riescono a concepire di andare a dormire prima. Ma d'altro canto esistono anche persone che professionisti che sono obbligati per forza a fare dei turni, e tenere gli occhi svegli, invertire i cicli circadiani è tutto tranne che una cosa banale, perché dormire è un processo estremamente complicato. Cioè non pensiamo di prendere la pilloletta e di dormire. Prendere la pilloletta e dormire è un pio sogno, cioè non è così che funziona. Ma è tutta un'interazione, il segnale
parte da alcuni, da un punto ben preciso dell'ipotalamo che si chiama RAFE, da lì incomincia il sonno va ad attivare una sequenza di neurotrasmettitori della veglia del sonno, è una cosa veramente complessa. Quindi dire prendo la pillolina e dormo non è vero, io piglio la pillolina e mi rintrono, ma non dormo, perché dormire è una cosa molto diversa, è fatta da quattro fasi, c'è la fase alfa, la fase beta, la non REM e la REM. Cicli di circa 90 minuti, all'inizio della notte sono molto brevi quelli del sonno REM e sono un po' più lunghi verso la metà della notte, quindi anche lì quando uno si sveglia alle 3-4 del mattino non va bene. Si dice che sia il fegato che ti fa svegliare, sì, alle 3-4 del mattino. Sì, ma il problema è che a livello di cicli circadiani io vado a bloccare il sonno REM. Ora tutti quanti, le persone che prendono i tranquillanti per dormire, e mezzo a zeppina, tutte queste medicinali, prendono dei farmaci che fanno chiudere gli occhi, ma non fanno sonno REM. Il sonno REM è quello che alla mattina uno si alza ed è lucido, lo dice, ah, c'ho la mente bella fresca, posso andare a lavorare, poi che gli piace meno lavorare un altro paio di maniche, ma va a lavorare con la mente lucida. Invece ci sono gente che si alza al mattino, si sveglia al mattino con la nebbia nel cervello, dice, sono annebbiato, non sono lucido, e carbura fatica, poi alla fine va ma non rende assolutamente per quello che potrebbe o dovrebbe rendere. Cioè viaggia a scartamento ridotto proprio, non riesce. Il motivo è un motivo molto, molto, molto importante. Quindi è il sonno REM che deve esserci. Il sonno REM è quello fondamentale. Ma è quello più profondo, quello più profondissimo? Più profondo, in cui si fanno i sogni, che poi uno se li ricordi o meno non è importante. Dopo spiegherò anche cos'è il sogno, non secondo sì, Freud. È molto, molto interessante. Non secondo Freud. No. Mi raccomando. Perché si sognano cose strambalate? Allora, chiediamoci per quale motivo io devo indurre il sonno nel cervello. Il motivo è abbastanza semplice. Quando io dormo faccio pulizia. Il cervello pesa più o meno il 2% del peso corporeo. Più o meno, adesso un po' di più, un po' di meno. Ma consuma il 25% di tutta l'energia del corpo. Cioè lui si mangia un quarto di tutto quello che il corpo mangia. Noi ci muoviamo, lavoriamo, mettiamo muscoli, facciamo, camminiamo e tutto, ma il cervello, che non fa un accidente niente perché sta lì fermo, consuma il 25% della quota energetica del nostro alimento, dei nostri alimenti. Perché deve bruciare tanto, usa, cioè se noi diciamo il cervello si usa e brucia moltissimi zuccheri, ne usa tanti. Bene, quando io... Anche bisogno di acqua, di tanta acqua. Assolutamente, ma bisogno di tante cose, ma... La cosa importante è questa, se io consumo il 25%, io produco inevitabilmente delle scorie, perché non ho produzione di energia a costo zero, se no avrei una macchina perfetta e finisce dei problemi, ma non siamo perfetti. Quindi noi tutti produciamo immondizia, io quando lavoro produco immondizia. Nel corpo umano normalmente noi abbiamo il circolo sanguigno che ci porta il mangiare dove si serve. E poi abbiamo un circolo collaterale linfatico dove viene riversato tutta l'immondizia dei vari organi. Questo in tutto il corpo, se ne vediamo il circolo, cardiovascolare e di fianco abbiamo il sistema linfatico. In tutto il corpo, ovviamente non nel cervello. Nel cervello ovviamente mica tanto, nel cervello non c'è. Il cervello è una scatola che ha dentro tanti bei neuroni, ha dentro gli astrocitici, ha tante cellule, ma non ha il sistema di raccolta dei rifiuti. È un problema, perché se io non dormo, se io non dormo per mesi, io continuo ad accumulare porcherie. E queste porcherie, purtroppo, a volte sono delle proteine che si chiamano beta-amiloidi, che sono correlate con l'inizio o l'avanzamento dell'Alzheimer, per esempio. Quindi, una persona che non dorme, non dico che becca l'Alzheimer, perché non è vero, però tutto sto cervello bello limpido, bello lucido, non ce l'ha perché non può averlo. Va bene, perché c'è dell'immondizia. Allora io in casa produco immondizia e me la continuo a tenere in casa. Voi credete veramente che vada tutto bene?
qualche giorno, una settimana, ma dopo una settimana comincia a diventare un problema. Se poi è freddo va bene, ma se c'è caldo e il cervello produce che calore, diventa un problema, arriva dentro di tutto, dagli scarafaggi alle formiche, fin giù di tutto, perché tra l'umido e il secco c'è poco da fare, arrivano tutti gli insetti di questa terra. Per cui cosa facciamo noi? Abbiamo un sistema che si paga caro, che è quello che ci viene a raccogliere l'immondizia, noi l'andiamo alla sera, mettiamo l'immondizia fuori casa e questo passa e la prende. Il sistema cellulare umano mette l'immondizia nella strada, nel sistema linfatico, arriva la linfa e se lo porta via. La linfa è il servizio di asporto, diciamo, dell'immondizia del corpo. Di smaltimento. Questo nel corpo, ma nel cervello non c'è. Quindi come fa il cervello a pulirsi? Bene, se noi andiamo a vedere dal punto di vista anatomico il cervello, non c'è spazio. Noi abbiamo il sistema sanguigno, arriva, va nei capillari, distribuisce tutto il suo sangue, c'è la barriera ematoencefalica, esatto, che impedisce che vada di tutto, perché la barriera ematoencefalica è una roba estremamente seria. Cioè la gente pensa che io piglio la pillola e vado, per esempio qui noi vediamo alcune zone del cervello, prendiamo una sostanza, prendo la serotonina, prendo la mando nel cervello, non è così, nel cervello ci vanno accidenti serotonina, quindi siamo sigillati da quel lato lì, è una barriera molto selettiva che non si riesce a prendere tanto in giro e quando la prendiamo in giro sono guai. Quindi entra soltanto quello che deve entrare. Però entrano i metalli pesanti, purtroppo. I metalli perché sono piccoli, perché non li vede, perché quando sono sotto i 500 d'alto non si vedono. Quindi i metalli pesanti. Quindi, per le nanopolveri noi sono pericolosissime, però. Sì, soprattutto anche per esempio nel nickel, quello che fa male non è il nickel in sé o il titanio in sé, ma sono la micronizzazione del sistema. Molte volte noi usiamo, ma anche nelle capsule si usano, ma anche non soltanto, la micronizzazione, quindi se è un metallo pesante, il titanio, quello che è micronizzato, è piccolo per l'occhio umano, ma per le membrane cellulari è gigantesco, un pietrone. Quindi non, sono le nanoparticelle, cioè il miliardesimo di miliardi, quelli sì che sono a rischio perché possono entrare. Perché viaggiano e entrano, certo. E quindi se uno dovesse prendere delle nanoparticelle ci possono essere problemi, ma per esempio nella produzione normale anche di creme di bellezza, perché il titanio è un filtro fisico per il sole, cioè quando si dice filtro 50, ti metti su quella pasta bianca con dentro il titanio, il bianco è titanio, perché il titanio rifiuta tutto, quindi arriva un raggio e lo butta via, quindi nero assorbe tutto. Il cosiddetto filtro meccanico di queste filtro creme, fisico, sì, fisico, esatto, cioè sì. Chimico e fisico. Chimico e fisico, ha ragione. Questo è un e filtro, quello è sempre titanio. È titanio, in dosi più o meno elevata, a seconda di quanto lei vuole proteggere dal filtro, ma è un filtro di titanio, perché il titanio, se io metto su uno sveglio di titanio, non passa un accidente, proprio è. Ma con le nanotecnologie di oggi? Ma con le nanotecnologie possono creare problemi, però negli alimenti, perché il titanio poi è anche negli alimenti, o nelle preparazioni alimentari sì, rigorosamente micronizzato. Cioè è vietato usare le nanoparticelle. Le nanoparticelle si useranno in altre applicazioni, ma certamente non nell'acqua alimentare, sennò insomma. Ma tutto diventerebbe tossico, eh. Cioè mica appena il titanio, c'è anche l'alluminio. L'alluminio è correlato direttamente anche lui con l'Alzheimer, e l'alluminio è piccolo, anche uno pensa al metallo pesante, il mercurio, sì, il mercurio è pesante ed è pericoloso, ma non è che sia l'unico. Però abbiamo letto che nella storia dell'amalgama i vapori di mercurio hanno fatto veramente un sacco di danni. Danni notevoli, no, ma non sto dicendo che il mercurio fa bene, No, io me ne liberi. Al contrario, cioè. Ma io l'ho interrotta su questa spiegazione che penso sia nevralgica, a cui tutti stanno sicuramente attendendo una risposta. Quindi, cioè, lei ci spiegava il funzionamento del cervello, ma partendo proprio dalla sua fisiologia, struttura. Esatto, dalla sua struttura. Allora, intorno al cervello c'è una cosa bellissima, che è il liquido cefalorachidiano. È un liquido cristallino proprio, bello, pulito, perfetto, che avvolge tutta la testa, che per la legge di Archimede un cervello che pesa più o meno circa un chilo e mezzo, se dipende poi da quanto uno ce l'ha grosso, viene a pesare effettivamente, per via della spinta, sapete, la legge di Archimede, 25 grammi.
non pesa niente, quindi non abbiamo tutto questo peso gravativo. Comunque, a parte questo, è vero, eh? Ci dicono che la nostra testa pesi moltissimo, avvertiamo. Però viene tenuta un po' in sospeso. Anch'io peso tanto, però quando vado a fare il bagno e sono in mare a nuotare peso molto meno, perché la gravità la scarico da qualcun altro. Bene, comunque adesso a parte questa piccola cosa. E questo grazie a quel liquido lì cristallino. Il liquido cefalorachidiano sembrerebbe di notte, cioè sembra, di notte in grado di entrare nel cervello e di portare via l'immondizia. E lo fa a cicli, perché anche se noi prendiamo la pulizia delle strade, abbiamo una macchina che porta via l'umido, un'altra che porta via il secco, uno la carta, uno la plastica, cioè abbiamo vari. Quindi ad ogni ciclo di sonno REM noi portiamo via, facciamo un po' di pulizia. Perché abbiamo bisogno del sonno REM? Perché quando noi facciamo il sonno REM è come se tirassimo in dentro la pancia. Cioè tra un neurone e l'altro si crea un leggero spazio, quindi la cellula nel sonno REM mette fuori l'immondizia, passa il liquido alla cattura, lo passa al sangue, quindi al sistema capillare del sangue, e poi quando noi finiamo il sonno REM ritiriamo fuori la pancia e lo spazio si chiude. Quindi vado a raccattare, vado a ripreparare un altro secchio di immondizia, ritorno il sonno REM, dentro la pancia, fuori l'immondizia, passa il liquido, finisce il sonno REM, ritorna alla pancia, quindi io non ho più liquidi, quindi con questo sistema è come se il cervello respirasse per certi versi, no? Ma non tanto l'ossigeno, proprio respira e c'è questo movimento respiratorio che gli permette di pulire. E poi dopo noi alla mattina ci ritroviamo con la mente lucida, perché la cellula cerebrale non ha l'immondizia dentro. La purificata e la... Però il sonno REM, per poter far questo, deve bloccare le funzioni, quindi il cervello deve andare, deve perdere la coscienza, quindi deve essere bloccata l'istamina, prima roba. Poi deve essere bloccata la serotonina, perché se io ho serotonina dentro e non adrenalina, con anche la melatonina, io non riesco ad avere il rilasciamento del muscolo. Quindi ci sono tante cose che devono avvenire, quindi non è una sostanza che fa dormire, sono un insieme di sostanze tutte perfettamente coordinate. Ma la cosa bella è il sogno, come ho detto che vi spiegavo più o meno come funzionano i sogni. Il sogno, cioè noi abbiamo i due emisferi del cervello, parlano tra una parte e l'altra attraverso il corpo calloso, quello che sta in mezzo, diciamo, al cervello. Quando io devo fare, quando ho sonno REM, devo fare pulizia, questo corpo calloso smette di funzionare. Il corpo calloso è un po' come l'autostrada A4. Va bene? Avete presente l'autostrada A4? Tristemente, io devo fare manutenzione sull'autostrada A4. Allora io, senza mettere cartelli, senza mettere nulla, niente, chiudo l'autostrada ad Agrate e la riapro a Brescia. E dico alla gente che arriva, arrangiatevi. Cioè, che macello viene fuori, che uno scopre tutta la Brianza più la bassa bergamasca, perché si perde in mezzo a tutti i meandri di strade e di paesi che non sa. Perché questo fa succede? La brebemi. Chiude anche quello. Cosa succede? Che avviene questa confusione, tutte queste idee vanno da un punto ad un altro, non passando da una strada precisa, ma passano sotto attraverso il sistema reticolare, si chiama. Quindi io prendo una strada, quindi esco da Grate, prendo una strada, dico, bah, vado verso Cassano d'Adda, verso Treviglio, verso una droga, e vado all'avventura, perché non c'è un cartello che mi dica nulla. Per cui io parto con un'idea, io parto in teoria avendo una visione chiara, cioè io sono a casa, sto guidando la macchina, e poi arrivo a una conclusione che non ha né capo né coda, non ha senso, perché si è perso nella bassa bresciana, non sa più dove è finito, capite? Quindi il sogno non è guidato, quello è il ragionamento. Infatti sembrano illogici, no? Sono illogici, perché lei per andare da Milano a Brescia, perché passa da Mantova? Non ci deve andare a Mantova, ma lei si è persa, non dovrebbe passare manco da Cremona, eppure si passa la gente. Perché quando io butto fuori gente, butto fuori le macchine, di gente che non conosce la zona,
segue le strade un po' così all'avventura. Certo, quindi i sogni non sono né premonitori né espressioni dell'inconscio, non si deve fare, ma sono esercizi, quindi il sogno, attenzione, se no dopo gli psichiatri mi picchiano, i freudiani mi picchiano. Io nell'arco della mia giornata ho vissuto parecchie avventure, ho problemi miei psicologici che vengono soprattutto nell'inconscio integrati dai segnali che vengono dalla pancia, perché nella pancia io ho l'inconscio. E lì arriveremo, eh? E l'inconscio va nell'ipotalamo, e l'ipotalamo è quello che sta sotto la sostanza reticolare. Quindi io integro i passaggi da una parte all'altra del mio cervello attraverso tutte quelle che sono le mie visioni dell'inconscio che arrivano dall'intestino, che vanno in ipotalamo. Per cui io mi ritrovo con dei pensieri logici dei due emisferi mescolati con una quota parte di inconscio, per quello che viene usato l'inconscio, perché l'inconscio è tutto ciò che non è stato risolto, sono problemi irrisolti che sono tutti quanti posizionati nell'intestino. Quindi escono dall'intestino, vanno in ipotalamo, e quando sono in ipotalamo si incrociano proprio a questo livello con il flusso di pensieri che va da una parte all'altra un po' confusionari, e a quel punto si crea questo sogno che non ha senso, cioè parte da una roba logica, perché io quando mi addormento sono ancora vigile e vado nella fase non vigile in cui mi si mescola il razionale con l'irrazionale, e a quel punto mi metto a guidare la macchina in mezzo al mare, che non ha senso, va bene, perché non ho un anfibio. Però sono importanti per la salute del cervello i sogni. Fondamentale. Cioè, servono da reset in sostanza. Perché vede, più lei sogna, più lei fa sonno REM, perché lo può fare solo in quel momento, e più sonno REM fa, più pulisce il cervello. Quindi uno dice, ma tu più sogni, più ti pulisci il cervello. È vero, sì, ed è vero no, ma soprattutto non lo pulisci dai pensieri cattivi o dai pensieri buoni, lo pulisci dalle immondizie che procura. Dalle sue scorie, dalle scorie che produce, dal suo metabolismo. Se poi lei riesce anche a metabolizzare le brutte avventure, grasso che cola, va bene, ma non è quello il motivo, il motivo fisiologico del sogno. Quindi non ha importanza se noi non ricordiamo il sogno, l'importante è che abbiamo avuto un buon sonno con queste fasi profonde, cicliche ma profondissime. Sì, sono cicliche, all'inizio della notte sono brevi. Il sonno REM è caratterizzato da questi movimenti molto veloci, molto stabili, rapido, sì. E rapidi dell'occhio, da lì. Però, ma l'individuo è proprio come ha detto lei, senza coscienza. Assolutamente, non ha coscienza, perché se c'è sonno REM non c'è coscienza, e ha tutti i muscoli ammosciati, molli, andato proprio, è una medusa morta proprio. Quindi le persone che dicono che hanno il sonno leggero devono stare in guardia, chi perché non sonno è leggero, una bella cosa. E ce l'ha sempre leggero, hanno delle fasi di sonno REM che sono o estremamente brevi, o addirittura non le hanno. Questo chiaramente comporta dei grossi problemi. Poi, perché dopo questa mancanza di sonno, se noi la vogliamo vedere dal punto di vista dell'immondizia, è un accumulo continuo e costante di immondizia. Cioè, io non riesco a trovare un esempio migliore. Una casa piena di immondizia, scusate, ma cos'è? No, era cioè, perfettamente ragione. Ma ci sono, adesso noi andremo anche sul concreto, ci saranno delle regole per avere o migliorare la qualità del sonno, perché giustamente lei ha fatto riferimento prima a un'abitudine che si sta diffondendo molto, prendere qualche cosa dalle cose più pesanti, le benzodiazepine, a qualcosa di più naturale, diciamo così, che agevoli il sonno. Poi volevo chiederle, in tutto questo la ghiandola pineale e la melatonina c'entrano qualcosa dai suoi studi? Adesso non è che non c'entrano come, ma non è la melatonina che fa dormire. Cioè non è no, che questo se io l'abbiamo prendo sempre la melatonina detto, dormo. Però è vero. Io ho istamina e GABA, gamma aminobutirico, sono due molecole fondamentali. Uno tiene svegli e l'altro fa dormire. Sono prodotte. Istamina tiene svegli. Istamina, istaminosi in greco vuol dire stare in piedi. Quindi se uno vuole. Se io ho sempre istamina, se io non ho tanta di istamina, perché magari voglio, l'hanno fatto sui topi, che sull'uomo non si può fare, tolgo la produzione del GABA, questo soggetto lavora 20 ore al giorno. Ma cos'è questo GABA, mi scusi? Il GABA, gamma aminobutirico, è un neurotrasmettitore particolare. Quindi l'istamina fa star svegli,
fa lavorare, ti rende tarantolato, non stai mai fermo, quindi continui a correre come un disperato, va bene? Ma la cosa incredibile è che il soggetto non è stanco, cioè almeno l'abbiamo visto sui topi, cioè i topi reggono benissimo questo sforzo, cioè il topo normale, per dire, sta a vispo 14 ore, questo topo lavora per 20 ore come un disperato la mattina e la sera, dorme 2-3 ore quando le dorme, dopo 2-3 ore ricomincia come un disperato a lavorare come prima, peggio di un muratore bergamasco micidiale. Ma dopo si ammale e muore o? No, e questo è il problema, non succede nulla, reggono benissimo la fatica, quindi non si riusciva a capire, ma siccome qualche cosa si paga come dazio, sembrerebbe, che l'ho detto, sugli uomini non si può fare per questioni etiche, ma sui topi non sappiamo come ricavare il risultato, si perde la memoria. Non si ha più la memoria, si comincia a perdere e si diventa sempre più automatici a fare le cose. Vede, l'istamina è una sostanza che ha questi effetti a livello cerebrale, ma ricordiamoci che esistono dei cibi che sono ricchissimi di istamina. Allora io qui la fermo perché abbiamo la pausa pubblicitaria, perché questo sarà l'argomento della nostra ripresa. Ricordo ai nostri telespettatori che siamo in diretta e quindi potete usufruire del numero che c'è fuori in sovraimpressione per telefonare e porre le vostre domande nel corso appunto della serata. Ben ritrovati, questo nostro box salute in compagnia del dottor Luciano Lozio, che so che amate molto. Voglio avvisare quelli i telespettatori che ci vedono per la prima volta che sono trasmissioni molto utili, che partono dall'analisi dell'intestino per arrivare a tante problematiche, e ad esempio questa sera il focus è sul sonno. Non dobbiamo banalizzare il sonno come un momento solo prettamente di riposo, ma è un momento in cui molte funzioni, non solo del cervello, ma anche molti nostri organi si ricaricano e soprattutto si depurano, mi pare di aver capito. Quindi avere un disturbo del sonno significa avere nel tempo poi, se non risolto, un vero e proprio problema di salute. Allora dicevamo che la consuetudine di prendere i cosiddetti sonniferi, chiamiamoli così, peggio quelli prettamente chimici, ma anche quelli naturali non è che diano grandi risultati, ma non, soprattutto non danno, non regalano il sonno REM, che lei a questo punto incomincia a mettere anche in correlazione con i nostri batteri che ha detto all'inizio cambiano se svolgiamo una professione cosiddetta notturna. Purtroppo alcune categorie di lavoratori devono proprio affrontare questo. Ecco, i turni magari fatti una volta ogni tanto possono, cosa ne dice dottor Lozio, possono essere meno dannosi di quelli, allora, di quelle professioni invece che protraggono, tipo penso allora, se io mi devo rovinare per evitare che il corpo subisca costantemente degli sbagli, degli stress, cioè. Io ma personalmente penso che sia decisamente meglio fare una settimana di notte, tutte le notti, e poi una settimana sempre di giorno, almeno nell'arco del mese la regolazione di turno fa 4 volte. Se io invece faccio una volta alla notte, poi una mattina, poi il pomeriggio, poi la pausa, cioè io ogni giorno mando in crisi il sistema. Se devo mandare in crisi il sistema, facciamo per una settimana, almeno. Per una settimana io so che vado a lavorare alle 8 di sera, 10 di sera e lavoro fino alle 6 del mattino, poi di giorno vado a giocare a tennis al pomeriggio, vado in palestra, ma per 6 giorni, 7 giorni, mentre invece quelli turnisti che devono fare una notte due volte alla settimana. In molte industrie è così, in molte industrie è così. E pensiamo anche nel mondo della sanità, è così. Esatto, ma ci sono tanti modi di poter fare. Io preferisco, e l'ho fatto io ai tempi miei, quando ero molto giovane, quindi lasciamo perdere, facevo una settimana di lavoro, facevo 7 notti, 12 ore per notte, e poi facevo una settimana di ferie, basta, era così. In quella settimana di ferie io
mi recuperavo, perché facevo un cambio solo. Mentre invece fare questi giri, per il cervello deve riabituarsi ogni 24 ore a dei cambi di orari. E sono stress, quindi. Se c'è una cosa che fa perdere il sonno, va bene, è proprio il cambio continuo degli orari. Anche per esempio mangiare. Mangiate quell'accidente che vi pare, ma ad orari fissi. Non ecco, si può mangiare quando vi pare. Infatti al cibo. Perché tutto questo cambio deve obbligare il corpo ad un adeguamento, ad un trascinamento secondo i fabbisogni della persona. Un giorno mangiare 7, una volta mangiare 9. Ora, non dico di essere precisi come Immanuel Kant, che era, ci regolava gli orologi, però santa mattina, da lì ad avere un disordine alimentare in cui uno mangia tutte le ore perché va a letto a ore tardi, finisco di lavorare tardi, quindi mangio alle 10. Alle 10 non si mangia. Non si mangia alle 10 di sera, salti la cena, vai a letto come i bambini cattivi, senza cena, non si muore, si fa il digiuno intermittente e la finiamo lì. Se io devo andare a mangiare alle 9, non si va a mangiare, o se lo fai una volta ogni anno, ma non si può fare, perché gli americani in questo hanno ragione, la sera alle 6:30, 7 è l'ora corretta per mangiare, è giusto, 6:30, 7 si mangia. Noi vogliamo arrivare ad andare alle 7:30, 8, perché dobbiamo sempre distinguerci, andiamo alle 8, ma io mangio la cena alle 8. Che poi ci sono anche lì due Italie, eh? C'è l'Italia del Nord che mangia cena piuttosto presto. Sì, ma questo è per via del sole, più è caldo, più si mangia tardi. Eh sì. Ma allora, se noi proprio vogliamo anche sbagliare l'ora, ma che si è sbagliata sempre. Esatto, molto perché bene. Se io devo mangiare alla sera tardi, devo fare colazione tardi al mattino, farò il pranzo alle 3 del pomeriggio, cioè sballo tutto, è un disastro, però almeno ho una certa... Divento regolare nel mio disastro. Divento regolare negli sballi, ma se io sballo un giorno mangio così, l'altro giorno devo partire presto, mi alzo la mattina alle 6, abituato a fare colazione alle 9, faccio la colazione alle 6, il mio corpo non riesce mica ad adattarsi, cioè io non mi adatto con i cicli, non mi adatto con la funzione d'organo e non si adattano manco i batteri, che non capiscono più, ma arriva a mangiare, non arriva, boh, c'è un disastro. Perché noi dovremmo sempre tenere conto di quel chilo e mezzo, vero, di ospiti che a volte sono anche collaborativi, a volte invece sono... stanno lì proprio anche solo perché... per magnà, e che vivono con noi nel nostro intestino e che sono strettamente, intimamente legati alla nostra salute. Adesso, prima della prima pausa pubblicitaria, avevamo incominciato a parlare bene di istamina. Oh, bene, che male. Ne abbiamo parlato male, ma iniziavamo a spiegare bene, ecco, questo volevo dire. Istamina che si trova anche in alcuni cibi, lei ci stava dicendo. Voglio. Perché l'istamina è nemica dell'addormentamento, insomma. È nemica dell'addormentamento, sì, se uno vuole stare sveglio, infatti l'antistaminico fa dormire. È vero. Quindi almeno quelli di ultima generazione sì, danno meno sonnolenza, ma, però sono famosi proprio per darti questo rilassamento. Ecco, e fanno venire fame. L'antistaminico fa venire fame, perché chi ha molta istamina lavora tanto e mangia poco ed è magro. Sì? Eh sì. Lei guardi, qual è il popolo che mangia più soia di tutti? La Cina. E in Cina ha mai visto obesi? No, ha ragione. Sono piuttosto magretti tutti. In Cina ci sono delle cose particolari, che lei non ha calvi, non esistono, in Cina il calvo non c'è. Non esistono i biondi, i rossi, i marron, sono tutti neri, va bene? E sono tutti magri, più o meno belli, ma tutti magri. Perché la soia fa lavorare tanto, e il cinese a lavorare, signori, ci dà la paga quando vuole, va bene? Io sono bergamasco, ma mi dà la paga un cinese. Come lavorano i cinesi fanno paura. E sono tutti magri, perché quanto più soia uno mangia, tanto meno mangia, perché la soia... è un anoressizzante, non ti fa venire fame. Quindi l'antistaminico ti fa dormire e ti fa ingrassare, ti fa mangiare, ti fa venire fame. Chi invece ha tanta... Quindi la soia contiene istamina? La soia è ricchissima di istamina. La soia è il legume che ha più istamina di tutti. Il secondo, non a pari merito, ma abbastanza vicino a lui, è il lupino. Il lupino. Che adesso è molto usato il lupino per fabbricare la pasta di mais, la pasta dei celiaci, tanto per intenderci, sì. Perché
la pasta di ciliciano sta insieme, per farla stare insieme occorrono proteine. Ora sì, mescono il lupino. Perché è il glutine che fa da collante. Esatto. Proprio. Ora invece che usare il glutine che gli fa male, giustamente di netto lo mettono un'altra proteina. E hanno trovato la proteina del lupino perché non ha un grosso profumo per cui si riesce a taroccare, cioè a tenere. Io mi ricordo i tempi quando la prima pasta per celiaci non stava insieme. Avete idea, si spatasciava subito, una roba passava dalla cottura alla brodaglia nel giro di 2-3 secondi. È vero, cedeva tutto. Nel adesso brodo. No, adesso riesce a reggere bene perché prendiamo il mais. Sono questi, no, i lupini? Sì, prendiamo mais e prendiamo riso, ci mescoliamo dentro la fredda di lupini e la pasta diventa una cosa accettabile, si può fare un bel piatto di spaghetti e maccheroni. Ma il problema è che il lupino è ricco di stamina. Abbiamo il tonno che è ricco di stamina, tutti i crostacei sono ricchi di stamina, l'arancio, poi abbiamo i cibi che liberano stamina. Quindi è un disastro, perché se noi mangiamo tanta stamina, cibi che la contengono o cibi che me la liberano stamina, cioè. Quindi bersi il latte di soia alla sera prima di andare a letto, una bella tazza è... No, è controproducente, cioè, diciamo. Si è fatta la domanda, no, essendo una forte. Già avevo ridotto un po' la soia dopo un'altra trasmissione in cui la soia, mi è stato detto che stare sveglio, è un interferente endocrino anche. Esatto. Per cui... Ma mangiamo la mattina, prima andare a lavorare, fatti una bella tazza di soia la mattina e stai bello vispo che corri come una lipa. Alla mattina, ma mica la sera. Giusto consiglio. Cioè, così andiamo tutti a lavorare e si produce il reddito e paghiamo le tasse, che siamo nel mese giusto. Ma alla sera, no, alla sera è meglio che la soia venga tenuta, soia, lupina, lontana dal piatto, capisci? Bene, quindi dobbiamo fare attenzione alla scelta degli alimenti, quindi no crostacei alla sera, crostacei, tonno, cioè se uno va, se si può evitare. Sì, ma senza diventare fare qui un elenco, va su internet e digita cibi con soia. Con istamina. Scusa, con... Sì, sì. Cibi con istamina. E venne fuori tutto un elenco di chi cena tanto, il cacao per esempio, c'è una quantità mica da ridere, il cacao è buono, ma se mi metto a mangiare c'è, ma sai alla sera io il pezzo di cioccolato amaro, perché tu ti dicono il cioccolato fa male, ma quello amaro no. Mm. Sì, è vero, l'altro c'ha lo zucchero, c'ha il latte, ma non è che il cioccolato amaro faccia tutto bene, se ne mangio un quadratino sì, ma se me ne mangio una tavoletta mica tanto, perché è ricca di stamina. Quindi abbiamo cioccolato, sono tanti, molti cibi, addirittura manco uno li sospetta. C'è chi ne ha più, un più, chi ne ha due, chi ne ha tre. Ma certi cibi vanno mangiati al mattino e non vanno mangiati alla sera. E qui non stiamo parlando di ingrassare o meno, perché c'entra di solito niente, ti dicono qua. Certe cose, carboidrato lo mangi alla mattina e non alla sera per non qui ingrassare. Stiamo parlando di agevolare il sonno, di non ostacolarlo perlomeno. Esatto, bravissima, di non ostacolarlo, perché se io mangio determinati tipi di cibi io mi vado veramente a far del male. Poi se io mangio alla mattina in modo preferenziale i carboidrati, io abbasso il cortisolo, che è giusto fare, dopo lo possiamo vedere. Sono tutte regole alimentari che sono intelligenti, che possono favorire il dimagrimento e tutto. Però fondamentalmente alla sera tutto ciò che contiene l'istamina deve essere depennato dal piatto, perché sennò se già ho delle difficoltà, cioè se lo mangio io non è un problema, perché io dormo anche in piedi come i cavalli, dove mi metto io dormo. Perché non ho problemi di sonno, grazie a Dio facciamo gli scongiuri che duri tutta la vita, ma non ho problemi di sonno. Quindi io posso cambiare anche 10 alberghi in una settimana, io dormo lo se no, 10 alberghi in una settimana sono troppi, 7. Non ho problemi, dove mi mettono vado, ma c'è tanta gente che se cambia lo spessore del cuscino non dorme. Cioè sono quelle persone che hanno una difficoltà, devono avere tutti una ritualità, per cui soltanto se il cuscino, se lo portano dietro da casa gente. Quando vanno a fare bene col cuscino, vanno in albergo. Noi lo facciamo. Cioè non dormono. Perché... No, io no, ma mio marito sì, è uno di quelli. Dopo poi dorme c'è benissimo. C'è tutta una ritualità. Sì, però il discorso della ritualità non è poi così male, cioè avere i propri... Perché il rito ti agevola proprio, no? Ripetere. Però è chiaro che quando sei in una situazione lievemente in emergenza è molto importante quindi che facciamo attenzione ai cibi giusti. Però lei prima ha citato i batteri.
batteri che cambiano, come si è detto, se noi invertiamo il ciclo veglia-sonno. Ci mettiamo l'orario, ecco, di alimentazione addirittura. Ma pensa, le colonie cambiano proprio. Cambiano di numero. Di numero. Di numero, perché l'intestino non è un qualche cosa di fisso e stabile, abbiamo un intestino che si muove. Quindi se io faccio passare un certo tempo, molte colonie, che non devono essere necessariamente quelle solo probiotiche, ma anche quelle saprofite e altri, vengono ad essere spostate lungo il canale. Abbiamo durante l'arco dei cicli circadiani della giornata dei cambi di muco, di quantità di muco, soprattutto a livello del teno. Quindi abbiamo degli orari in cui ne abbiamo di più e di notte ne abbiamo di meno. Quindi se io comincio a mangiare del cibo, perché faccio il turno di notte, per cui all'una o alle due ho la pausa, mando giù una roba di notte, questo gli dice: cos'è sta roba qua? Cioè, quindi la prima regola è di non mangiare mai troppo tardi. No, quindi, la prima regola è quella di non mangiare mai troppo tardi, e dopo una certa ora piuttosto si salta saltare la cena, è più sano che non mangiare tardi. E senta, dottor Lozio, per eccesso le chiedo, sono stati dati consigli anche da altri medici eminenti in passato, in presenza di disturbi di sonno, tentare la via più drastica, quella del non cenare in sostanza. Vede, lei la dieta è abbastanza concorde in questo? La dieta migliore, secondo me, è la dieta del pezzente, a mezzogiorno poco e alla sera niente. Ah, proprio così, in maniera drastica? Questo è estremizzato, anche perché fa rima. Ma mangiare un po' alla sera qualcosetta, cioè un piatto di insalata, un uovo, che poi anche lì l'uovo l'hanno criminalizzato, hanno fatto le prove, hanno visto che chi ne mangia due tutti i giorni c'ha il colesterolo perfetto, c'ha i trigliceridi perfetti e non ha nessun parametro. Io mi fido, sto facendo così, ho ripreso a fare così e poi farò la test. Hanno fatto un lavoro, l'hanno pubblicato, se non era questo mese, ma non so se una settimana fa, in cui proprio hanno preso delle persone che hanno mangiato l'uovo e altre persone che non hanno mai mangiato, quindi hanno fatto proprio due uova al giorno, hanno visto che non altera, perché visto che anzi il colesterolo ce lo produciamo e in alcune condizioni anche di quindi non c'è uno che mangia l'uovo che si alzi o si abbassi, dipende da altre cose. Perfetto, allora veniamo a noi, quindi mai oltre le 9 cenare, quindi già è un orario limite, sarebbe meglio l'orario, quello che da noi in Lombardia si dice l'orario delle galline, mangiare all'orario delle galline, quindi le galline alle 9 di sera d'estate vanno a dormire, è vero, quindi non si mangia, cioè a quell'ora lì non è l'ora giusta. Mi rendo conto che c'è un sacco di gente che arriva a casa a quell'ora, 8:30, e allora queste persone dovrebbero trovare il modo di se riescono di non mangiare, di abituarsi a non mangiare di notte, non è nulla di tragico, non è niente di. È molto meglio dal punto di vista metabolico non mangiare alla sera piuttosto che mangiare alla sera ad orari impossibili, che io mangio alle 9. Quando finisco a 9:30, 10:15. Poi un'ora e mezza mi ci vuole per digerire, un'ora e mezza, due ore. Insomma. Quindi io prima di mezzanotte c'ho ancora tutto il sistema che è nello stomaco. Quindi la digestione interferisce col sonno. E per la miseria si interferisce. Dopo gli dico una allora, cosa. Poi arriva nel duodeno e deve digerire. L'intestino non impiega una vita a digerire, perché non è lunghissimo, però quelle sue 2 o 3 ore ce le impiega. Ma se ho mangiato alle 9, è uscito lo stomaco verso le 11 di sera e deve digerire fino alle 2, c'ho l'intestino che sta lavorando. Fino alle 2. Quando anche io ho chiuso gli occhi a letto, io non posso andare incontro a un sonno profondo, perché il corpo deve stare ancora in tensione, perché sta lavorando, quindi io non potrò mai dormire profondamente. Questo è un problema, perché fino a quando io non ho smaltito tutto, non ho sbattuto tutto il mio mangiare fuori dai piedi, va bene, io ho dei problemi seri. Poi il cibo viene assorbito, va nel fegato, e il fegato cosa fa? Aspetta un momento che metto la sveglia domani mattina e comincio. Se c'era lì qualcosa, se è tossico, deve farlo. Quindi anche il fegato si mette quel minimo sindacale a lavorare, quindi invece che fare manutenzione, lavorare, cambiare, cioè fare tutte le cose che dovrebbe fare, gli tocca fare una roba un po' fuori orario. Finché lo fai un giorno, lo fai due, lo fai tre, ma se lo fai di routine diventa un problema serio.
diventano, e poi va a sballare i cicli circadiani. Ora, perché il cibo è importante? Quando io ho un cibo che mi esce dall'ottomo che va in duodeno, il duodeno produce degli ormoni, l'intestino produce ben 25 ormoni, va bene? Ne produce tanti, ma ne produce due, va bene, che sono estremamente importanti. Uno è la colecistoghinina e l'altro è il VIP, vaso intestina, non è very important person, VIP, vaso intestina, è l'ormone che serve per poter far assorbire l'acqua, per mescolare il cibo e tutto. Bene, questi due ormoni fondamentali per la digestione sono i più presenti a livello del cervello. Se noi andiamo a vedere nel cervello gli ormoni che abbiamo, che noi pensiamo agli ormoni, la solita roba, serotonina, melatonina, tutte le varie menate, quelli poi sono neurotrasmettitori, o gli ormoni dell'ipofisi, conta niente. Quelli che sono più presenti nel cervello sono gli ormoni della digestione. Quindi c'è una connessione stretta tra la funzione intestinale e la funzione cerebrale. Perché se no non ci avrebbe senso. Perché ce li metto dentro? Il talamo è pieno zeppo di sti ormoni. Quindi se io digerisco male, mangio fuori orario o faccio qualche cosa che va a interferire con i cicli normali di questi ormoni, questi ormoni riverberano per forza, e non è possibile il contrario, a livello centrale. Poi lei c'ha voglia di pigliarsi le pillole, cosa vuol pigliare le pillole? Lì non puoi dormire perché tu stai impegnando il corpo in un'altra cosa. Quindi se va bene ha un sonno in onde alfabete, cioè in un sogno che se uno la tocca dentro lei si sveglia senza problemi e non ha, quindi ha quel sonno leggero, ma se no è un sonno. Perché quando le cose invece vanno bene il nostro cervello emette queste famose onde teta, che sono poi quelle della meditazione, no? Sì, le onde teta e delta sono, ora le alfa e beta sono le onde di una meditazione. Quando uno va in meditazione yoga fa fare onde al cervello meno frequenti di una persona sveglia, sono quelle del sonno vigile. Lei quando va in meditazione è vigile, sa dove si trova? Sì, non è che sì, viaggia nel mondo magari. Perché se lei fa meditazione, lei i muscoli ce li ha ancora tesi, quindi vuol dire che lei per forza se no cadrebbe. Quindi vuol dire che lei ha obbligatoriamente la presenza sia di serotonina, sia di melatonina, ce l'ha ancora, ma non ancora funzionante perché manca la noradrenalina, e ha il GABA. Quindi lei ha delle sostanze che le permettono di dormire, di meditare, di sognare, non di sognare, di pensare, ma ancora tensione muscolare, perché la coscienza la perde quando va via l'istamina, la contrazione muscolare quando va via la serotonina. Quindi sono questi equilibri. Lei quando va via tutti e due è in sonno REM, capito? E quali sono quali onde produce il nostro cervello? Il sonno REM sono delle onde molto fasiche, molto lente, e l'unica cosa bella è che lei muove l'occhio molto rapidamente. Infatti, però questa l'occhio cosa curiosa ha una caratteristica: non c'è il nervo ottico, è un'estroflessione diretta dal cervello l'occhio. Quindi noi lo chiamiamo nervo ottico, ma tecnicamente non c'è nervo, è proprio un pezzo del cervello che guarda fuori. È un pezzo di cervello, quindi proprio, lo diciamo sempre nelle trasmissioni con l'oculista, infatti. Chiamiamolo nervo ottico per semplicità, però dal punto di vista proprio anatomico, funzionale, è un nervo un po' strano, ecco. È una roba un po' anomala, ma va benissimo, attenzione. Ma è fondamentale, questo la dice lunga sull'importanza di un occhio. L'occhio è un organo meraviglioso di cui non voglio parlare perché Pinelli ne sa molto più di me, quindi non ne voglio neanche sentire parlare, però è un organo bello. No, ne parli perché è molto affascinante. L'occhio, dietro l'occhio c'è una tendina, quando uno chiude l'occhio, tira su questa tendina, dopo un po' si alza, questa tendina fa uscire un segnale, un'opsina, che va nel nucleo sovrachiasmatico. Questo nucleo che sta vicino al chiasma ottico è un nucleo che quando riceve il segnale di buio, di sonno, perché se io chiudo gli occhi, io dormo. Il cieco deve chiudere gli occhi per dormire, se tiene gli occhi aperti non dorme, anche il cieco. Quindi deve chiudere gli occhi anche lui, perché chiudendo l'occhio non è la luce in sé, quanto questa sostanza retroretinica che va nel nucleo sovrachiasmatico.
quando arriva lì il sistema dice ok, dobbiamo dormire. Però quando devi, quando dici io dobbiamo dormire, bisogna vedere se sono tutti d'accordo, perché l'occhio dice voglio dormire, ma bisogna vedere se l'intestino è in accordo per dormire. Se l'intestino sta facendo altro, dice te vuoi dormire, arrangiati, io non ti faccio dormire, io ti tengo sveglio. Ma poi pensate alla meraviglia della natura. Il VIP, il vasointestinal peptide, è una sostanza che quando ha smesso di lavorare nel nostro intestino va su questo nucleo e lo depolarizza. La depolarizzazione indotta da questa sostanza è bella perché fa sincronizzare queste cellule. Queste cellule sincronizzate sono, è l'unico stato in cui possono produrre delle proteine period, cioè è il clock, click, clock dell'orologio. Perché questo? Perché il VIP ha detto è uscito il cibo, gli ho dato l'acqua, il tempo che io ti regolo è il tempo che tu impieghi a digerire. Per cui io ti do il permesso di poter dormire se ti serve, capito? Siamo fatti di un bene Santa Mattina, che mamma mia, è una roba davvero veramente meravigliosa. Quindi è la sinergia di più cose. Se io non ho il VIP che mi depolarizza, il nucleo sovrachiasmatico non mi farà dormire mai, ma proprio mai, non è possibile dormire. Però abbiamo visto che l'istamina mi tiene sveglio. Ma i batteri non c'entrano niente. Fermali. Il gamma aminobutirico fa dormire. Il gamma aminobutirico, come tutti gli acidi butirici, sono prodotti dai batteri. Quindi, spesso e volentieri, noi abbiamo dei batteri che possono aiutare producendo la matrice per poter andare a dare il segnale per dormire. Quindi i batteri digeriscono dei cibi, facilitano la digestione, producono sostanze e dicono ok, finito, libero, io ho fatto il mio dovere, manda un segnale al cervello e dice io ho fatto il mio dovere, io adesso ti posso dire puoi anche dormire perché non mi interessa, io ho svolto il mio lavoro. Se io svolgo il mio lavoro, va bene, e l'ho finito, io mando il segnale al cervello attraverso il GABA di dire guarda, adesso se vuoi, se tu, se gli altri sono d'accordo, possiamo dormire. Quindi occorre che ci siano dei cibi che non mi tengano svegli, dei batteri che mandino dei segnali, perché io ho anche sostanze che me lo possono fare, ma sono i batteri che mandano al cervello il segnale che in quel punto, per quel momento, io non ho problemi, non ho incombenze, per cui volendo il sistema può dormire. Voi provate a pensare di avere nell'intestino, per esempio, dei parassiti come gli ossiuri, no? Ce ne sono sempre tanti. Bene, gli ossiuri quando sono nell'intestino, l'intestino quando dorme... Cioè ce li abbiamo tutti quelli lì? No, grazie a Dio no, però esatto. Insomma, diciamo in molti, soprattutto i bambini ce l'hanno. Quando io sto dormendo, l'intestino non si muove, fermo. Va bene, soprattutto in sonno REM io sono fermo con l'intestino. Bene, che cosa fanno questi vermi? Siccome loro vogliono mangiare, producono una sostanza, si chiama interleuchina 4, che attiva la contrazione muscolare. Quindi io ho tutti gli organi che sono fermi e l'intestino che funziona. Il nervo di guardia, che è il nervo vago, dice, oi, cosa succede qua? Perché tu ti muovi e non sei coordinato con gli altri, tu vai. E allora cosa fa? Manda un segnale subito al cervello di allarme e il bambino di notte con i vermi non dorme. O meglio, tira mattina disfando il letto, digrignando i denti, quindi c'ha il bruxismo classico, e ha le gondole sotto gli occhi. C'ha un viso cinereo perché ha tutti i sintomi di un soggetto che non dorme. Provate voi a non dormire, vi vengono le gondole. Certo, per anni i pediatri hanno disatteso questo argomento, oggi finalmente posso confermare, essendo nonna di 6 nipotini, che si fa anche attenzione alla presenza, ci sono degli esami specifici, e sì, ma a parte che questo segnale del cattivo sonno notturno dei bambini dovrebbe essere... Un bambino che dorme male è un bambino che ha problemi, perché i bambini, proprio perché sono bambini, dormono bene, cioè non hanno ancora il problema dello stress. Ecco, quando ma... mi vengono a dire il problema dello stress della scuola. No, non ci credo, ecco. Sì,
ovviamente qualche bambino lo vive meno bene, il rapporto con... Ha paura dell'abbandono col... della mamma, perché ecco, va in un ambiente qui, diverso, sì, ma non dalla scuola. Però, ecco, volevo chiederle anche, con il passare degli anni, invecchiando, la qualità del sonno peggiora. L'addormentamento è? Anche quella dei batteri. Infatti, volevo qui arrivare a questo. Anche è legato a una peggiora. Situazione quindi intestinale? Se io ripristino in modo corretto la mia flora batterica, io, visto che dormo, una certa età ce l'ho, dormo benissimo, ovviamente ho dei batteri. Beh, una certa età, perfetti. Stiamo parlando di anziani più anziani, però. Va bene, ok. Diciamo comunque, che dai 50 anni in su potrebbe presentarsi il problema diciamo del sonno. Io diciamo che ho 50 anni più IVA. Anch'io. E quindi mettendo a posto l'intestino, quindi curando le disbiose, queste cose. Curando la digestione, ma soprattutto curando digestione e orari e ciclicità. Molto giusto. Cioè bisogna ricominciare a riappropriarsi dei propri tempi. Perché noi siamo abituati a vivere squinternati, in cui andiamo a mangiare quando capita, quando abbiamo tempo e soprattutto quando si mangia bisogna fare come il commissario Montalbano. Sai che io non quando lo vedo mangia, mai, cosa Montalbano fa? Mangia e non parla con nessuno. E ha ragione. Quando si mangia, punto. Non si fa conversazione, si mangia in silenzio. Si finisce di mangiare e poi dopo eventualmente si può parlare per una giornata, ma quando si mangia, va bene, non si fanno altre cose. Il commissario Montalbano è famoso che quando va al suo ristorante dice, se c'è qualcuno, dice, adesso mangio, possono morire per strada 10 persone, non mi interessa, adesso mangio, se no piuttosto non mangio ma lavoro, ma se faccio una roba, la gente è bella oggi questa è cosa, abituata no? A violentare i cicli circadiani. Una volta i nostri vecchi si alzavano all'alba, andavano a dormire alla sera e non si vergognavano di andare a letto con le galline, va bene? Si alzavano la mattina presto, facevano colazione, alle 8:30, 9 era già 3 ore che lavoravano, si facevano pane e salame con il fiasco di vino, arrivavano a mezzogiorno, ma già facevano una vita regolata, precisa, in cui tutto era segnato dal tempo e dalla stagionalità. Quindi anche nell'arco dell'anno cambiavano un po' il sole e il freddo così, ma la sequenzialità degli avvenimenti era sempre quella. Purtroppo noi, la nostra vita moderna ci ha creato, ci ha scombussolato in questo. È vero. Poi la gente oltretutto fa un'altra attività che è terribile. Ora dobbiamo rispettare la pausa, però mi dica qual è questa attività. Andare in palestra la sera. Le poi palestre vanno chiuse alle 6 di sera. In realtà questo non agevola il sonno. Lo so io che ho di solito sempre lo sghiribizzo di fare ginnastica prima di andare a letto. E poi sono adrenalinica, no? Quando vado cortisone, a letto. Alzato, l'adrenalina, ma quella va via. È il cortisone che l'hai alzato. Lei col cortisone non dormirà mai. Il cortisone tiene sveglia, peggio dell'istamina. Peggio dell'istamina. Eppure l'avevo letto. Adesso che me lo conferma lei sono più convinta. Grazie. Facciamo questa veloce ma anche utile pausa pubblicitaria. Sapete, ci sono dei consigli dentro che possono, anche dei libri, abbiamo questa abitudine, che possono esservi utili. Ci ritroviamo qui in diretta, faremo il report sulle vostre telefonate, qualcheduno di voi poi andrà in onda quando abbiamo finito di fare qualche domanda noi qui dallo studio, perché adesso vogliamo sapere quali sono i cibi migliori che si possono mangiare alla sera e quali eventuali batteri ci possono aiutare. Bene, ci ritroviamo e siamo in diretta con il dottor Luciano Lozio, farmacologo. E, ricordate, parliamo questa sera prevalentemente di cibo e sonno. Cibo, sonno e ormoni, infatti tra un po' vedremo delle slide che ci parlano. E la domanda che stava così sollevata nell'aria era quella se ci sono dei cibi che agevolano il sonno, che sono più compatibili con un sonno naturale e batteri che eventualmente ci potrebbero aiutare. A lei la parola, intanto io ho perso il microfono. No.
Allora, gli ormoni che ballano nella nostra vita è il GH. Il GH è un ormone che, se è importante nell'adulto, è fondamentale nei bambini. Sì, quello della crescita, no? Sì e no. Sì nel e senso, no. Le spiego, sì per la crescita, ma anche nell'adulto. Ma il GH poi, se stimolato a orari giusti, attiva la sintesi di un fattore, si chiama IGF-1. L'IGF-1 permette la formazione di memoria a medio e a lungo termine. Quindi l'adulto vive anche delle sue memorie fatte, il bambino la deve fare. Quindi un bambino ha l'obbligo di avere tanto GH, perché quando cresce deve crescere di corpo e di testa. Certo. Il GH è inibito, bloccato, fermato dall'insulina, quando è legata ai carboidrati. Quindi se io alla sera mangio dei carboidrati, quindi non attivo, qui entriamo poi in un macello. Allora, il GH, se io lo metto insieme con il glucagone, che è un altro enzima, attiva l'IGF-1. Ma se io ho il GH ma ho l'insulina perché ho mangiato zuccheri, non si attiva il glucagone e io non produco l'IGF-1. Questo mi comporta dei problemi abbastanza, che mi riduce, non è che non lo produce proprio. Quindi l'insulina indotta non da una proteina ma indotta da uno zucchero mi limita la possibilità di formare memoria a medio e lungo termine. Per cui il bambino che va a scuola dopo le 5:30 non dovrebbe mangiare più carboidrati. Ma pensa. Il problema è che il bambino arriva a casa dalla palestra, dalla scuola di danza, dalla nuoto, c'ha una fame dall'accidente e cosa fa? Non gli si dà da mangiare. E poi il bambino è quell'esserino che di solito non vuole mangiare verdure, legumi. Ma se non mi mangia verdure e legumi. Ma che gli si dà la sera però al bambino? Proteine. Solo carne e pesce? Carne, quindi? Pesce, uova. Può dare un po' di formaggio, se proprio. Perché la soia no? Quindi la soia siccome no. Abbiamo dei vegani. Mangia una bella minestra, mangia un minestrone, fa un passato. Mangia. Cioè deve mangiare fondamentalmente delle proteine, perché lui deve crescere. Se io alla sera mangio proteine senza zuccheri, io attivo l'insulina, ma nella sua funzione di produrre muscolo. Se invece io la mangio in presenza di zuccheri, io produco soltanto ciccia, perché alla sera io accumulo soltanto ciò che io mangio. Quindi l'insulina fa proteine, muscoli e fa depositi. A seconda di quello che mangio, l'insulina fa una cosa o l'altra. Quindi certo. Se mangio proteine e basta, io faccio muscolo, ma per fare muscolo ho bisogno di energia, quindi attivo l'altro ormone che è il glucagone, il quale mi dà zuccheri. Io, mettendo zucchero, do l'energia per fare le proteine e poi anche la memoria a lungo termine, però consumo la mia riserva di zucchero, il glicogeno. Se io di notte consumo la mia riserva di glicogeno, ho fatto muscolo, ho fatto memoria, ma non c'ho più zucchero. La mattina mi alzo che il bambino ha una fame lupigna, perché si mette a mangiare tutto quel che trova, perché ha fame. Un bambino che alla sera mangia, e mangia soprattutto piatto di pasta, zuccheri, pane, cosa succede? Che avendo accumulato zuccheri non ha fatto proteosintesi, perché l'è bloccata. L'insulina ti ha aumentato le scorte, il glicogeno già c'era, quindi che cosa fa? Il fegato ciccia. Quindi io se mangio, è proprio gli orari sono fondamentali, i cicli circadiani non sono delle ipotesi, sono procedimenti studiati. L'anno scorso i tre studiosi che hanno preso il Nobel l'hanno preso perché hanno studiato i cicli circadiani. Non si dà il Nobel a chi ha scoperto come crescono i capelli. Lo dà una gente che fa scoperte serie, importanti, non porta a nulla averli scoperti, ma ti importa capire che il ciclo circadiano è un qualche cosa di stampato nelle nostre memorie. Sono memorie ancestrali, noi siamo esseri umani fatti a sta maniera.
L'insulina fa un certo mestiere in certe condizioni, in altre condizioni ne fa degli altri. Quindi se io accumulo ciccia è perché sbaglio a mangiare. Perlomeno, questo è il primo errore, non è l'unico, perché la ciccia sono problemi seri. Quindi io devo fare un equilibrio tra il glucagone, l'insulina, il GH, perché poi il GH è quello che alla fine va tutto a posto, stando attento al cortisolo, perché il cortisolo è l'anti-insulina. Lui mi brucia muscoli. Il cortisolo è alto al mattino e basso alla sera. Quindi, ma se io vado in palestra mi si alza la sera, sì, infatti, se io vado a fare la partitella di calcetto mi si alza la sera, e poi dopo di notte io sono stanco, distrutto, ma non chiudo gli occhi perché c'è un cortisolo alle stelle. Cioè, col cortisolo, signori, tenete in piedi morti, se uno si spara dentro un po' di cortisolo, questo qui non dorme più, è peggio dell'istamina. Quindi attenzione a far disastri, perché gli ormoni sono quattro: glucagone, insulina, cortisolo e GH. E tutti e quattro, uno guarda le spalle dell'altro. Se io ho, per esempio, una persona che ha il cortisolo alto al mattino e l'insulina bassa al mattino, molto bassa al mattino, perfetto. Alla sera dovrà avere una persona con alta insulina e basso cortisolo. Perché se ho alto il cortisolo brucio muscoli, ma se io ho alta insulina io faccio muscoli. Se non mangio zuccheri, questo è il metabolismo di base. Quindi io devo dare da mangiare all'insulina quello che a me serve che l'insulina vada a fare. Se io gli do zuccheri fa ciccia, se io gli do proteine fa muscoli, fate voi, cioè dipende. Mentre alla mattina io devo avere l'insulina bassa, quindi la mattina devo mangiare carboidrati. Ma la natura, Santa Martina, è veramente intelligente. Pensiamoci un attimo, io la mattina mi alzo e cosa vado a fare? A lavorare. E cosa devo mettermi? In accumulo? Non ha senso. L'insulina mi fa bruciare, mi produce zuccheri perché io devo lavorare. Di sera io devo andare a dormire e l'insulina mi mette fieno in cascina. Poco da fare. Cioè, i lavori sono così perché noi abbiamo il ciclo del giorno, della veglia, e il ciclo del sonno. Però con i nostri ritmi riusciamo a fare di quei macelli che non se ne viene fuori più. Sì, che poi si pagano, perché ci sono periodi difficile nella vita in cui pensi di essere proprio eterno, poter fare tutto, no? Riferito soprattutto alle cattive abitudini dei giovani che mangiano in maniera disordinata, quello che vogliono, negli orari notturni. Però poi... Però vede, il giovane... Il conto arriva. Quello che rischia veramente il giovane è una roba molto semplice. Lui dice, io tanto lo faccio, non sento nulla. È vero, perché da giovani hai una quantità di riserve energetiche, di possibilità, certo, di vicariazione, che sono infinite. Sì. Ma man mano che si invecchia, finiscono. È un po' il concetto del telomero. C'hai anche meno enzimi invecchiando, sì. I telomerasi, servono per aggiustare il DNA. Io lo uso male, lo rompo, arrivo lì... Ci faccio il nodo e lo tengo insieme. Fino a quando ho questo spago che mi permette di fare questo lavoro, ma quando io non ho più lo spago perché l'ho finito, e l'ho finito perché l'ho usato male, invece che finirlo a 80 anni lo finisco a 40, a quel punto un'altra lesione del DNA mi diventa tumore. Attenzione, noi siamo dotati di una riserva per riaggiustare, ma devo trattarla bene. Se io la tratto male. A proposito di ormone della crescita GH, di cui abbiamo visto l'importanza, è stato per anni anche individuato come l'ormone della giovinezza, no? Non c'era mica quelle. Quello è il DEA. Era il DEA solo. Sì. Quello, no, che qualcuno che è stato, sì, presente in consiglio pare abbia fatto le flebo. Ecco. No, ma ascolti, no, DEA. Ma anche il GH, però ad esempio, secondo la teoria del dottor Di Bella, il GH poi in sinergia con... È la somatotropina, Sì, ecco, però questo potrebbe portare alla nascita, all'insorgenza di tumori. Assolutamente, cioè, sì. Bisogna sempre stare attenti a non produrre troppo. Non bisogna farne troppo, non bisogna farne troppo poco, bisogna avere le cose giuste. Per cui se il soggetto... Ma guardate, la questione della memoria è una roba vecchia come il cuco. La sapevano i nostri nonni. Beh, quando io ritorniamoci, scuola, perché è importante questa cosa, sì, della memoria, perché si perde poi con gli anni, le donne più degli uomini forse. Perché? Boh,
No? Adesso sulla memoria sarebbe da discutere. No, discutiamo. Cioè, la memoria si forma da piccoli, no? Quando un bambino è piccolo, che cosa gli hanno detto per le nonne, quando studiamo le poesie a memoria? Vai a dormire, vedrai che domani mattina te la ricordi. È vero. È la vecchia saggezza nata dall'esperienza, ma nasce da questo fatto: alla sera non si mangiava la pasta, si mangiava la minestra di verdura e passi lunghi e ben distesi e andavi a dormire. Questo fatto di non mangiare i carboidrati alla sera, come abitudine delle nostre campagne, ha creato proprio questa intelligenza superiore, perché il bambino memorizzava, aveva una memoria molto più lunga, si ricordava le cose del più tempo. Questa nostra alimentazione sta massacrando questa nostra memoria. Poi lei dice, invecchiando perdiamo un po' la memoria. Il problema è che man mano che noi accumuliamo memoria, se non la usiamo sempre stimolandola, studiando, imparando, facendo, ci dimentichiamo dove aveva messo le carte. Se un bambino ha 10 quaderni si ricorda, ma dopo una vita ce ne hai 1000 di quaderni, ti ricordi più dove l'hai messo, devi andare a vedere le tabelle geologiche dove l'hai appoggiato, perché è questo il problema. Quindi diventa un problema di recupero nella memoria. C'è, perché se io parlo con una persona che non si ricorda qualcosa e poi glielo dico, ah sì, è vero, perché l'ho aiutata ad andare a recuperare il concetto che aveva e che si era dimenticato. Quindi ogni volta che una persona mi dice ah sì, è vero, è una persona che ha una conoscenza, ma non sapendo dove l'ha ficcata, non riesce mica a tirarla fuori. Allora, siccome noi abbiamo una vista e una visione, che sono due cose diverse, la vista è una roba, la visione è un'altra, e va per comparazione, io le tiro fuori la comparazione della nonna sua, che gliel'avrà detto anche a lei, dice, orca boia, è vero, e me la ricordo. Quindi io le stimolo il recupero come una calamita di quel concetto, che lei aveva posizionato in un punto e non se la ricordava più, ma oggi che l'ha recuperato e che lo metterà in un posto corretto, vedrà che fra un mese, 2 mesi, 6 mesi, lei lo può tranquillamente recuperare, perché è un concetto che lei ha recuperato e che ha posizionato in un posto dove si ricorda. Ma è la stessa cosa in casa. Quando uno non fa mai un po' di pulizia in casa, o non ci entra dopo un po', non sa più dove ha messo la roba, non lo sa più, perché non riesce. La stessa cosa, la memoria è un accumulo continuo ed è fondamentale imparare ad usarla. Questa è una roba, un trucco, uno dei tanti trucchi, ma un trucco che io trovo utile è andare a casa delle persone quando si comincia a chiacchierare, no? Lei comincia a chiacchierare e parte con un argomento. Dopo un paio d'ore che chiacchiera, finisce in un argomento che non c'entra un accidente. Dice, ma ero rito qui a parlare di una roba e subito a parlare di un altro, più o meno come con i sogni, no? Allora, lei cosa fa? Fa il percorso di Pollicino a ritroso e va a vedere quali sono tutte le connessioni che lei ha usato per partire da A ad arrivare a Z, no? Era il giochino che, poverino, è morto, Zuzzurro e Gaspare, ve lo ricordavate voi? Quando c'era l'ispettore che partiva da una roba e finiva un'altra con un ragionamento terribile, no? Ecco, è il ragionamento invertito. Questo vuol dire che ogni passaggio lei sa esattamente dove ha messo tutti i concetti che le hanno permesso di arrivare al fondo del suo ragionamento. E questo è il meccanismo con cui ci si abitua ad usare la memoria. Quando noi siamo con l'intestino in ordine, che abbiamo mangiato bene, che abbiamo fatto riposare il nostro cibo, i nostri batteri. Quindi la sera la minestra di verdure, il pastato di verdure oppure le proteine. Un piatto di proteine. Perfetto. Allora, quando ritorniamo all'intestino in ordine, mangiato bene, tutto qua, non mangiato la soia alla sera, ma la mattina, va bene, quindi mangiamola a orari. È utile questo consiglio. Il problema è quello lì, se uno ci pensa, la soia, poi oltretutto la soia, tanti prendono la finasteride per farsi crescere i capelli, guardate che basta la soia, mangiare tanta soia per fare i cinesi, chi di voi ha mai visto un cinese calvo? Mai, va bene, io notoriamente ho molti capelli, quando ero in piazza lì in Tiananmen a Pechino, vedevano subito chi era lo straniero, non è che ci volesse una cima, la bella pelata lucida la vedevano subito. Sono tutti neri, non sono mica tinti, non sono mica tinti, restano neri e molto folti i capelli. Hanno altre controindicazioni la soia,
attenzione, perché tanta soia, contenendo tanta ginestrina, contiene precursori dell'estrogeno e non del testosterone. Quindi mangiate la soia e avrete una grande folta capigliatura, ma solo quella, va bene? Qualche altro problema viene? Sì, no, appunto si diceva l'altra sera che dell'interferenza quindi ormonale. Quindi nella donna, esatto, può andar bene, nell'uomo c'è mica qualche... tanto, sì, perché sì, toglie virilità, vogliamo dire. Parecchio, esatto. Parecchio, infatti i cinesi non sono particolarmente... Che virili. Ecco, virili, ecco. Però devo dire che ce la fanno lo stesso a far figli, infatti su questo non ci piove. Non è stato il principale problema quello no del... no, è il problema. Insomma, sono... quindi la soia al mattino preferibilmente con moderazione per i notti, soprattutto così, gli uomini, ecco. E poi soprattutto la cosa fondamentale, per un tazza di latte non ammazza nessuno, di soia. E poi soprattutto è il carboidrato da mangiare al mattino. Io devo andare a dare la fonte di energia da bruciare, io vado a lavorare, quindi se io vado a lavorare ho bisogno di energia, quindi ho bisogno di zuccheri. Quindi cosa diamo? Tradotto, la mattina, mattina possiamo essere anche un po' liberi? Pane, burro e marmellata. Stai dicendo il latte proprio vaccino? No, il latte di soia o il latte di mandorle, non il latte vaccino. Non, è non abbiamo parlato di quanto i formaggi, perché... io non so se tutta l'Italia, però l'Italia del Nord, la Lombardia, ha sviluppato negli ultimi decenni la mania di mangiare o il salume o il formaggio alla sera, piattino veloce. Allora, il problema della... Io lo vedo anche da come si fanno gli acquisti, dal salumiere, sì, o vero. Dal negoziante. Il problema del prosciutto va bene. Prosciutto cotto di solito alla sera. Meglio crudo. Lei ce l'ha detto, per quello cotto non sai cosa c'è dentro. Però il crudo sicuramente è una goscia e va bene. Salame a Cremona, signore, la morte è vostra, quindi no, il salame detto di Cremona bene. È un'opera d'arte. È proprio, siamo, credo, ai vertici per un determinato tipo di tumore, per ci sono cui ogni paese è proprio suo, la morte è nostra. Lo stronglino, ma non è molto distante da qua. No, dove abito io, sul quindi, insomma, non è che andiamo incontro. Parma. Però è una zona di salame, ci sarà il piacettino tagliato un tiro più grosso, ma insomma, comunque, sempre roba buona. Il latte... Insomma, ha dentro dei fattori di crescita che tutto sommato nel bambino vanno bene, nell'adulto un po' meno. Ma il formaggio nasce anche da una vecchia tradizione contadina, che non è sempre giusto, perché non è che i contadini ci azzaccassero sempre, che diceva la buca le minga straga sarà sa minga de vacca. De vacca. Il problema è che il formaggio va bene per un altro motivo. Cioè i nostri vecchi sono geniali. Se io mangio alla sera un po' di proteine e mangio i fagioli, mangio dei legumi e mangio minestra e non mangio zuccheri, io ho un problema di carico proteico, ma devo stimolare l'insulina. Siccome le proteine, cioè la stimolazione proteica sull'insulina da parte delle proteine dei fagioli non è che siano il massimo della vita, io ho bisogno di qualcosa che mi stimoli l'insulina. Bene, l'uovo, che ha un indice glicemico di 0, che non c'ha zuccheri, alza l'insulina a 78. Se io prendo lo zucchero, quindi il saccarosio, alzo l'insulina a 96. Bene, il formaggio lo alza tra i 3,80 e i 4,50. Sparo l'insulina alle stelle. Ma veramente. Però attenzione, se io mangio il formaggio e mangio formaggio con un piatto, concludo un paio di bistecca, un uovo, un pesce e mangio il formaggio, io attivo tanto l'insulina, ma ho un substrato di proteine, non ho gli zuccheri. Ma se mangio pane e formaggio mi scavo la fossa, perché io alzo l'insulina, c'è dentro lo zucchero del formaggio, c'è del pane e a quel punto io ingrasso. Perché alzo l'insulina su un substrato di zuccheri. Quindi proprio mal che vada un pezzettino di formaggio, ma se abbiamo mangiato proteine però. Se abbiamo mangiato proteine, questo è fondamentale. Allora in questo caso io stimolo ancora di più l'insulina, quindi su proteine non nobili come quella della carne,
mangiare un pezzo di formaggio mi aiuta ad aumentare la quantità di insulina. Quindi, ma pensa, però parte. Il formaggio e basta la sera sarebbe proprio una follia da evitare. È una follia per un altro motivo. Cioè, per un, guardate, per tanti i motivi, quasi per tanti, ma se ce n'è un altro in più. Il formaggio c'ha 4 aminoacidi, 4. Uno è la tirosina, ce n'ha tanti, ma 4 sono gravi. Tirosina, leucina, isoleucina e valina. Questi 4 aminoacidi, che sono i 4 veramente aminoacidi dell'Ave Maria, quando io li mangio non fanno entrare triptofano nel cervello, non passa. E se non entra triptofano nel cervello non diventa serotonina, e se io non ho serotonina non ho melatonina, e a quel punto io non dormo. C'è anche questa rogna, perché sono 4 aminoacidi che inibiscono l'ingresso della materia prima per fare serotonina. Quindi se uno mangia costantemente, frequentemente il formaggio, sempre continuo, oddio, non dormirà la sera. Comincia a non dormire, sarebbe il meno, il problema è che diventa anche depresso. Quindi potrebbe aumentare, diciamo, non è che la depressione, ha detto una cosa, non è che no, il formaggio fa venire la depressione, però può aggravarla. Cioè, perché non entra? Allora, se io mangio formaggi o mangio questi aminoacidi che sono molto presenti nella dieta degli sportivi, sono gli aminoacidi ramificati, classici, quelli che servono gli sportivi, perché glieli danno? Perché lo sportivo fa attività fisica. Quando io faccio attività fisica, cosa che io si vede notoriamente non faccio mai, io abbasso, consumo questi aminoacidi, quando questi sono consumati, man mano che loro calano, la triptofano entra nel cervello. Quindi io, se mangio gli aminoacidi ramificati ma faccio attività fisica, faccio bene, se no faccio un disastro. È l'equilibrio di quello che si deve mangiare. Io dico sempre che la cosa ideale al mattina, mangiate libero, pane, burro, marmellata, pane, mortadella, pane, salame, pane, prosciutto crudo. No, libero comunque, sì, comunque. Ad libitum. Pane. Dolce, salato, mangiare, che ne so io, anche. Questa qua sta facendo una bella colazione, diciamo. Che, sì, qui sì. Mangia bene, questo si dà da fare. Quindi. Cosa mangia? La pancetta addirittura. Questa roba qua, la mattina, va bene, la colazione all'americana è perfetta. Io un giorno, mi ricordo, ero a Chicago, ho visto mangiare, a me è venuto quasi da star male, il purè alla mattina. Il purè, c'era il purè, l'avevamo fatto alla sera, non l'ha mangiato la sera. L'ha mangiato la mattina, ma è ricco di patate, sono piene di zuccheri. Questo si mangiava le patate a purè alla mattina. Che a me veniva, cioè, abituato, che non per riesco... Noi... continentali, diciamo così. Posso capire quando uno la mattina mangia, che ne so io, il bacon, va bene? In America mangia quello, ma sì, le patate sì, proprio con non le uova, no? Le uova, le uova col bacon, ma loro si fanno uova col bacon, con il cosmo, con le patate. Fatti tutta la mattina, le colazioni americane sono delle robe da paura. Sì, sì, il pancake, sì, sì. Il problema degli americani è che poi mangiano la stessa roba anche la sera. Il problema è quello. L'orario sì. È giusto. Ma mangiano come accidenti anche la sera. Infatti mai tanti obesi come negli Stati Uniti. Li stiamo importando anche noi questi. Noi siamo, gli americani sono al 37%, noi siamo al 10.2 di obesi. Sì, sicuro. Siamo il paese meno obeso tra quelli industrializzati, però abbiamo un incremento di circa il 35% di persone sovrappeso. Ah, quindi questo. L'obeso è sopra BMI sopra 30. Il personaggio in sovrappeso è da 25 a 30, va bene? Quindi il normopeso va fino a 24, da 25 a 30 è sovrappeso. Quindi dipende dove si va a finire. Quindi noi abbiamo una porzione di popolazione ampia in sovrappeso, i grandi obesi, quelli per intenderci che hanno gli americani, che io guardo un programma di 200 kg, sì, 250. Quelli hanno un BMI di 60. Cioè, questi che se le vanno a cercare. Io ho visto a Chicago gente che non passava dalle porte, perché era più larga loro dalle porte, non passavano né di fianco né da niente, proprio. Erano delle palle rotonde proprio così. Quindi su porte da 80 cm non passavano. Ci vogliono i mariglioni antipanico per farli passare. È assurdo, ma è così. In America si vedono delle robe indecorose, indecenti, ma questa obesità nasce dal fatto che sbagliano gli orari.
Per cui alla mattina fanno delle cose giuste, alla sera fanno delle... Ma loro mangiano proprio a tutti gli orari del giorno e della notte, mangiano queste cose impossibili. Allora, di nuovo la pausa pubblicitaria, l'ultima mezz'ora sarà col telefono aperto e se c'è da concludere qualche cosa, concludiamo. Consigli ne sono stati dati tanti. Ultima mezz'ora e anche telefonate dal nostro pubblico con domande che possono essere utili anche per gli altri. So che abbiamo pronto il materiale che ha portato il dottor Lozio, qualche slide che ci possa essere. Abbiamo i righi circadiani, meno ultradiani, meno di 20 ore, battito cardiaco, un pacemaker dominante, quindi temperatura, abbiamo dei cicli diversi che non viaggiano secondo le 24 ore. Abbiamo i ritmi circadiani maggiori tra le 20 e le 24, che il ritmo sonno veglia, temperatura corporea, pressione arteriosa, attività sulle renali che la mattina è più elevata, ACTH che divisione, quindi abbiamo delle ciclicità, poi abbiamo delle ore, per esempio l'insulina si comincia a produrre in maggior qualità verso le 17 di sera, altri ormoni si producono tra mezzanotte e le 10, quindi ogni ormone c'è la cosa. Poi, avanti, un altro. Abbiamo i ritmi diani, 24 ore o più 2 ore, più o meno 2 ore. Questo qua, per esempio, è un esperimento che hanno fatto, no? De Corso Libero, per esperimentare, quindi il ritmo sonno-veglia modificato di 2 ore in più o 2 ore in meno. Avanti. Abbiamo i ritmi infradiani, più di 28 ore, ciclo della formica nomada legionaria sudamericana, dal nome Egiton, che è sudamericana e sta in Egitto, non si capisce, che presenta un periodo nomade di 17 giorni e uno sedentario di 20 giorni. Per 17 giorni cammina, si vede che si è fatta qualche striscia di stamina, si vede, e poi per 20 giorni sta buona e tranquilla. Quindi, poi abbiamo circa settani, 7-8 giorni, quelli degli ormoni, i circa di settani, 14-3 con più o meno 3 giorni. Vedete, i cicli nel nostro corpo sono davvero tanti. Sì, cioè uno pensa che ci sia uno solo. Abbiamo i circa vigintani, 21 più 3 o meno 3 giorni, quindi da 18 a 24 giorni, che sono alcune variabili urinarie. Quindi vedete, da 30 a 35 giorni, circa annuali. Per esempio, tutte le donne dicono ogni mese ho il mestro, non è mica vero, ogni ciclo lunare, perché ne ha 13 in un anno. La donna c'ha anche la tredicesima quando è fertile, non ce n'ha 12, ce n'ha 13. È vero. Quindi abbiamo tutti, cioè tutti, ma anche l'uomo, ha una sequenza diversa che devono essere tutti quanti coordinati per stare bene. Cioè con tutto sto macello qua si rende conto che non avere una vita regolata rende impossibile riuscire a gestire tutti questi cicli. Poi una ragazza non ha il ciclo giusto, ma se va sempre a letto a orari impossibili sarà difficile che riesca a regolarizzarsi con il ciclo. Quindi non è un problema banale, chiudo gli occhi e ho il ciclo del sonno, perché il sonno è figlio di un ciclo circadiano che va in sincronia con tutti questi altri qua, che poi dipendono anche da quello che uno mangia e che dipendono da come i batteri ci lavorano dietro. Questi sono alcuni alimenti con le valutazioni positive. In assenza di controindicazioni, preferire i cibi integrali anziché raffinati. Però attenzione, dovete vedere da dove arrivano, perché bisogna essere sicuri, insomma. In assenza, sempre in assenza di controindicazioni, perché ci sono anche delle controindicazioni, è consigliato limitare l'ingestione di carboidrati semplici a cena, preferendo quelli complessi. Se proprio dovete mangiarli, che non potete fare a meno di mangiare un piatto di pasta, va bene, mangiate i cereali integrali, ci mettete molta verdura e frutta non zuccherina, a quel punto riducete la capacità di assorbimento degli zuccheri. Questo per dar da mangiare anche a un ragazzino, fate pasta integrale con le erbe, con qualche verdura cotta, in modo tale che se vuoi mangiare la pasta, ti mangi anche l'erba, così almeno si riduce la quantità. Certo. È un danno farlo la sera, però mi rendo conto che un ragazzino che torna a casa dalla palestra c'ha fame. L'uomo non deve andare in palestra dopo le 6, perché dopo le 6 l'uomo va in palestra per tutt'altro motivo, va bene, non va per cercare lei di dice fare... Sono sicuro, praticamente ho quasi capito. Certo. Comunque
Allora, è un luogo di aggregazione dopo le 6 di sera. Dopo le 6. In assenza di controindicazioni, consumare principalmente carboidrati complessi come pane, pasta, riso e mais, ridurre il consumo di zuccheri semplici. Questo anche sempre di mattino o di mezzogiorno. Certo, non alla sera. Attenzione, bisogna mandare gli zuccheri, però c'è bisogno delle proteine, però non è che bisogna fare una dieta solo esclusivamente se non si hanno problemi. Lo zucchero va mangiato, cioè a me queste diete feroci in cui lo zucchero è stato demonizzato, se c'è una problematica sì, ma se no fisiologicamente se uno sta bene perché non deve mangiarsi il grano con glutine, dove sta scritto che il glutine fa male a prescindere. Certo, se te ne mangi due etti al giorno, io faccio il conto che mediamente, io adesso ho fatto una spesa un po' di tempo fa, mi sono sentito tutti gli improperi dalla famiglia, vabbè. Ho preso 6 kg di pasta, va bene? 6 kg di pasta, va bene, perché era lì, io sono un po' di origini genovesi, c'era l'offerta sulla roba, allora ho preso due pacchi per te. Quindi ho preso il fusilli, ho preso i maccheroni, 6 kg di pasta. Li ho tenuti a casa, io dopo 8 mesi li ho finiti. Siamo in 3, 8 mesi per far fuori 6 kg di pasta. Cioè la gente normalmente me li fa fuori in 2 mesi. Un mese e mezzo. Eh sì. Io ho 8 mesi, infatti un giorno dico... Quindi lei dice se non c'è una gluten sensitivity o peggio ancora... io l'ho detto, se non ci sono controindicazioni... Certo, sì sì. L'ho detto. Però l'importante, perché cosa succede di solito nella dieta cosiddetta mediterranea, questa qui moderna di oggi, che poi c'ha solo il nome ma di fatto non lo è, che non ce ne accorgiamo, ma dalla mattina alla sera, alla notte a volte, si mangiano sempre le stesse cose, pane, pasta, pizza, biscotti, attenzione, crackers. Attenzione, calma e sangue freddo, Antonella, ferma lì. La dieta mediterranea non contempla la pasta. Quindi non pigliamoci in giro, perché quella è la dieta della Barilla, non è dieta della pasta. La dieta della pasta è stata fatta sull'isola di Creta, che non sta nel Mar del Giappone, ma sta da noi nel Mediterraneo, che è la culla della civiltà da Minosi in poi. E contempla movimento, verdure, legumi, carne, pane, solo il pane, e fatto una volta bello raffermo, quindi pani grossi che poi diventano raffermi, poi la puntina in cima con tutte le porcherie buone di questa terra. Quindi non esiste la pasta, non esiste la pizza ed esiste solo il pane. Quella è la vera dieta mediterranea. Quella è l'unica dieta mediterranea, non è la vera, è l'unica, perché lì è stata modificata, perché ci sono stati, è stata l'associazione dei coltivatori dell'Iowa americana che hanno pagato per modificarla. Va bene, e poi sono stati pizzicati e li hanno castigati tutti. Ma la vera dieta mediterranea non contempla la pasta. Questo deve essere chiaro, deve essere detto. Neanche la pizza. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale, ha detto: se volete star bene, la prima cosa da fare è una dieta corretta, ed è esattamente la dieta mediterranea, in cui c'è di tutto tranne che la pasta. Poi la pasta è buona, nessuno discute, tagliatelle al ragù piacciono anche a me, mi piacciono e me le mangio, ma il problema è che le devo mangiare una volta ogni tanto. La pizza è buona, ma chi ha mai detto che la pizza è cattiva? Piace anche a me la pizza, non è che... Ma quante volte devi mangiare? Una volta a settimana, ma quando mai? Si mangia una volta, un po' meno di una volta a settimana, almeno una volta... Io la mangio una volta ogni 2 mesi, poi fate voi, ecco, se no dopo i pizzaioli quando sono fuori mi fanno fuori, ma pizzaioli, ma anche tutti quelli che mangiano la pasta, cioè no, non è dieta mediterranea. Se voi andate a vedere sui libri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non c'è, non è colpa mia. Facciamo passare qualche telefonata? Certo. Se c'è qualche altra cosa importante, poi, no, questo è giusto, anche quello di controllare l'origine degli alimenti, nel senso che oggi ci sono molti pesticidi e quindi di tutto, lì fare attenzione, perché è terribile. Se voi viveste in campagna vedreste delle cose che vi fanno veramente spaventare, quindi meglio che non ci giri, così almeno mangio ancora, perché se non mangerei più. Noi abbiamo un cibo finemente esteticamente bello, noi siamo dei fini esteti, mangiamo solo roba bella, sana. Non è proprio così. Che peccato. Prego. Riusciamo a passare almeno un paio di telefonate? Vediamo
Se cioè, mi avevate anticipato che c'era una telefonata con problemi per vegani, che mi poteva interessare un po' tutti. Vabbè, intanto però lei completi pure se vuole, ma penso che le cose allora, principali siano state allora, limitare il consumo di sostanze alcoliche, come ha sparato ecco, la Croce Rossa. C'è la telefonata e poi ritorniamo sull'alcol. Sì. L'alcol è il sonno, perché l'argomento... Ma è un ottundimento. Cioè... Allora, sentiamo chi è in linea, pronto? Buonasera. Buonasera signora, è lei la signora vegana? Buonasera. Diciamo che seguo una dieta vegana, vegana è una grande parolona. Mi dica allora, come si chiama? Ma sto parlando con la signora Antonella. Sì, sì, sì. Ah, buonasera signora Antonella, buonasera dottor Lozio. Vi seguo ovunque, tutto quello che... sono un po' nervosa. Allora, io seguo una dieta vegana, tutti a casa seguono una dieta vegana. E generalmente la sera mangio, come ha detto il dottor Lozio, proteine, ovvio, legumi, fagioli, poca e quasi niente carboidrati. E mi trovo qualche volta, ma più di una volta, a rigirarmi sul letto anche se sono stanca morta, prendo la melatonina del dottor Pierpaoli e qualche volta prendo anche la scolzia e anche la valeriana e rimango sveglia parecchie ore. E perché non è che dormire è un interruttore che si chiude facilmente, cioè è un interruttore, ma per gestire questo interruttore occorrono parecchie cose, quindi non è che uno perché prende la melatonina dorme o perché prende le scozie dorme, purtroppo bisogna vedere nella sua dieta se per caso c'è negli alimenti che lei ha scelto un eccesso di stamina, oppure ci può essere una carenza a livello renale di una diaminossidasi che si chiama DAO, che è un enzima che degrada l'istamina. Quindi uno mangia una quantità di istamina normale, non ha la capacità metabolica di distruggerla e quindi anche quella poca permane per più tempo e quindi può fare più danni. E cosa dovrei fare allora? Allora, il DAO si può trovare, c'è un integratore che serve per gestire questa carenza. E poi bisognerebbe vedere, analizzare per bene tutto ciò che mangia. Lei potrebbe vedere di andare sul computer, andare a vedere cibi che contengono istamina e vedere se in quello che lei mangia c'è dentro l'istamina. Attenzione, il sonno è un problema serio. Il 30%, circa 30-35% delle insonnie è data da una disfunzione del RAFE, di questa struttura lungo il cordone dell'ipotalamo, che è una patologia, è una malattia reale che va curata con farmaci. Quindi il RAFE, quel cosino lì, la seconda pallina dal basso. Questi nuclei del RAFE sono fondamentali per gestire il sonno ed è da lì che parte il sonno. Ma attenzione, se quelle strutture lì sono lesionate, hanno delle membrane andate a male, non parte il segnale, non si dorme, ma lì è un problema di lesione profonda. E come si fa a stabilire? Si devono prendere dei farmaci, sono dei triciclici, non posso dire i nomi, comunque farmaci che dà lo psichiatra o neurologo. Cioè non... Ma si fa un esame particolare, cos'è, una risonanza, un attacco? No, perché non può vedere come funzionano. Ah. Il problema è di vedere. Si va per deduzione. Quindi. Si va per deduzione e si fa il trattamento. Se facendo il trattamento il soggetto ricomincia a dormire, il problema era quello lì. Attenzione, sono il 30-35%, ma qua c'è un danno d'organo. Quindi io non dormo per danno d'organo. Lì posso fare tutte le diete che voglio, posso prendermi flaconi interi di benzodiazepine che non dormirò mai. Quindi se una persona non dorme mai, beh, oddio, prima di dire che è l'istamina, andrebbe il chiave che l'istamina ce l'ho se io mangio sempre la soia, mangio sempre il cioccolato, ma se io non dormo per mesi e mangio in maniera corretta, una visitina, andare a vedere se per caso
i nuclei del RAF sono interessati, varrebbe la pena farla, perché esistono anche le malattie. E quindi malattie che proprio impediscono. Questa è una malattia che impedisce il sonno. Ma il dato che lei ha sottolineato del circa il 30-35% della è altissimo. Quindi uno su tre va incontro a un danno. Un'insonnia strutturale, proprio un'insonnia da lesione, da malfunzionamento di questo pezzo del cervello che decide il sonno. Lì dentro ci sono questi farmaci triciclici che si danno. Prodotto è l'aminotriptilina, si dà sta venata qua, che non è il nome commerciale, il nome certo, a dosaggi anche abbastanza gagliardi, perché e lo si fa per un certo numero di mesi, poi si vede cosa viene fuori. Vabbè, tenete presente anche questo. Ricordo che una telespettatrice, mi è stato detto, ha chiamato dicendo che si deve alzare di notte, sai in quanti, per fare la pipì, una o due volte alla notte. Ma ecco, questa storia è un'interruzione di sonno, può a lungo andare, può danneggiare la qualità può del sonno. Può danneggiare la qualità del sonno, lo danneggia non poco, perché se io continuo sempre ad alzarmi non riesco a farlo. Però c'è da dire questo, i cicli del sonno sono di 45 minuti per due multipli, quindi diciamo 90 minuti, un'ora e mezza. Ora, io non penso che uno si svegli ogni ora e mezza o ogni mezz'ora andare in bagno. No, se no il problema sarebbe drammatico, sì. No, se non c'ha una prostatite, ma se è una donna è un po' dura. Per cui il problema è proprio quello di avere magari uno stimolo menzionario abbastanza frequente, però siccome i cicli del sonno sono da 90 minuti, bene o male io quel periodo di sonno REM riesco a farmelo lo stesso. Non avrò un sonno organizzato bene perché, come dicevo all'inizio, prima il ciclo REM è corto, poi il ciclo REM si allunga. Quindi a seconda di quando io mi sveglio, se le due. Vi ho fatto vedere quanti erano i cicli circadiani. Certo che alla mattina si dormirebbe, si dorme molto. Cioè. Forse sono sballata da come mi sta dando questa occhiataccia. Alla mattina io mi sveglio sempre a quell'ora. E mi alzo dal letto, salto fuori e vado. Io non riesco, anche se vado a letto tardi, io se mi alzo un'ora dopo il mio normale, sto male, c'ho un mal di testa, sto male. Cioè io se devo dormire, dormo 5 ore, però quelle 5 ore io riposo. A proposito, ricordiamoci di dare le indicazioni dei probiotici. Le ore del sonno sono individuali o c'è la regola? 7 ore è l'ottimale? Non ci sono regole. Vabbè. Diciamo che ogni persona ha la sua regola. Però ricordiamoci che siccome il sonno è ciclico, la cosa importante è fissare l'ora a cui ti svegli. Se io vado a letto la sera, mi metto a leggere un libro e dico mi devo svegliare la mattina alle 7, io faccio il mio cervello fa il conto e dice 7, facciamo 90 minuti e mi tira indietro e mi fa venire un botto di sonno quando a quell'ora moltiplicata per 45, cioè per multipli di 45 mi porta alle 7. Mi spiego. Se io vado a letto a mezzanotte, e mi devo svegliare alle 6, io se vado a letto alle 11, fino a mezzanotte, o alle 11 e mezza, io per mezz'ora leggo. Poi a un certo punto dici, mamma mia, non ce la faccio più, metto via il libro, spengo la luce e dormo. Se io guardo l'orologio, vedrete che vi svegliate in sonno alfa, quindi in sonno quello giusto, perché fate multipli di 45 minuti. Quindi fate 90, quindi fate un'ora e mezza, tre ore, quattro ore e mezza, sei ore, sette ore e mezza. Quando dice, bello svegliarsi a 8 ore, no, 7 e mezza oppure 9, cioè non è, oppure multipli di 45, se ti devi svegliare a una mezza ora fai 45, è una roba, se uno si abitua a fissarsi nel cervello l'ora a cui deve svegliarsi, si sveglia un secondo prima della sveglia, che quella conviene sempre tenerla. Fantastico. Sera, perché siamo chi ha un sonno fisiologico sano. Io mi fisso sempre, io domani mattina mi devo alzare una certa ora, benissimo. Io alla sera metto il mio orologio, quindi io programmo il mio sonno in modo tale che io ho
i miei cicli, tanti o pochi, di sono REM garantiti. Questo permette di essere lucido, domani devo lavorare, io voglio essere lucido, quindi io programmo questo sonno. Però io questo sonno lo programmo sulla condizione che abbia mangiato presto, che non abbia interferenze dal cibo, che non abbia i batteri che non mi producono il GABA. Cioè, attenzione, il ciclo questi, circadiano, ad esempio, aiutano. Questo è uno, l'altro invece, A. Questo qua è quello che serve più quando c'è anche una componente infiammatoria, questo quando noi abbiamo un intestino, questo qui è un po' l'aspirina dell'intestino, tanto per intenderci, serve per sfiammare l'intestino. Un intestino sfiammato non manda segnali irritativi al cervello e si può dormire meglio, questo è ovvio, va bene, quindi, perché dormire è la somma di tanti stimoli, quindi io a posto, tu a posto, tutti a posto, ok, si dorme tutti insieme, è come se noi fossimo in una camerata di una volta o del militare o del collegio, se tutti fanno casino anche quello che c'ha solo non riesce mica a dormire, bisogna che tutti siano in ordine. Allora arrivava il prete o il caporale o il maresciallo o il sergente, diceva adesso si dorme, tutti a dormire, spenta la luce, tutti zitti. E non parlava nessuno, allora in questo caso io posso dormire, ma siccome il sonno mio dipende anche dal sonno degli altri vicini, se il mio vicino russa come un trombone io non lo faccio mica dormire, e questo è un problema. E questo è anche un problema, non so se nelle numerose telefonate che sono arrivate magari qualcheduno avrà segnalato il sonno. E c'è anche questo disturbo, sì, e certo. Uno dorme e quello che è di fianco, come dicevo, è l'uomo che è russa. Diamo anche i contatti per cortesia. Sì. Ah no, questo è un altro. Ma Dio, quanti altro. Che ce ne sono allora stasera? Questo qui è quello che fa la pulizia di tutto, è quello che tira via tutti i batteri che possono creare fastidi producendo sostanze come la dopamina, che a livello cerebrale non fa dormire. Perché se io ho dopamina nel cervello io non dormo, perché è come l'istamina. Quindi l'istamina mi fa stare sveglio, mi fa lavorare. La dopamina mi tiene sveglio, anche se non mi fa lavorare, ma mi tiene sveglio, cioè mi sveglia. Infatti a livello dell'ipotalamo c'è questo recettore della dopamina. Quando la dopamina arriva lì, si blocca la noradrenalina, si blocca la melatonina e io mi sveglio. Non ci sono salti. È un sistema complesso. È bere l'alcol, bere il vino alla sera, lì un bicchierino. Abbiamo un sonno da tossina, perché abbiamo l'acetaldeide, cioè io ho un intermedio della sintesi dell'alcol che è tossica e quindi ho un sonno tossico. Non è buono quindi. No, cioè non è sonno riposante. No. Cioè l'ubriaco che va a dormire ha un'induzione del sonno, ma a parte che fa male al fegato, ma è una induzione tossica. Questa sostanza che si forma, questa acetaldeide, è tossica per il cervello, brucia il cervello. Mamma mia. I neuroni. Bene. Tutta sta salute. Ecco, esatto. Qui diamo un po' di informazioni per metterci in contatto, e questo magari interessa anche un po', un'informazione anche un po' tecnica. Però lei ha dichiarato che ancora per un certo periodo terrà uno via l'altro tutti questi corsi, terrò un corso, che sono frequentatissimi. Parteciperò, è un corso tenuto a cui partecipo anch'io per due giornate. Nutrizione e probiotica, molto interessante. E vediamo un po' dove si tiene questo corso? A Mantova. A Mantova? Benissimo. A Mantova, sì. E questo è il prezioso numero di telefono del dottor Luciano Lozio. Siamo in chiusura perché vedo già accesa la lucetta verde che mi dice di chiudere la saracinesca, però vi lascio il tempo proprio di prendere. Il problema della lezione di oggi è anche era francamente un po' complicato, perché spiegare il sonno è una delle robe più difficili che si possono fare, perché la gente pensa che sia un giochino mettendo la monetina e ottengo il risultato. Purtroppo dormire è estremamente complesso, pensando anche che un 35% dipende da un danno reale. Un danno reale, questo mi ha spaventato. Eh? Mi ha spaventata questa informazione, perché ho paura di farne parte. Va bene, allora però con tutti questi consigli, con l'aiuto dei probiotici e con un po' di saggezza, io penso che
se siamo fortunati, apparteniamo all'altra percentuale, riusciremo a cavarcela, perché comunque il sonno è veramente un regalo prezioso che ci viene dalla nostra natura, ed è, non ci può essere salute senza una buona qualità di sonno. Pulisco, perché è la pulizia. Questa cosa è bellissima, non ho mai avuto nozione, ma penso neanche i nostri amici telespettatori, di come il cervello riuscisse a eliminare le proprie scorie, e nemmeno sapevo che ne producesse così tante. Grazie dottor Lozio, prego. Sempre impareggiabile, appuntamento fra un mese con lui. Va bene.